io mi rendo conto solo adesso che un mio smanicato sta qui. Ma io non lo so, ma ti rendi conto che hanno preso dall'armadio i miei genitori questo smanicato, tra l'altro carinissimo, e l'hanno dato a te, Fiocco? Ma è normale questa cosa? Normale. È l'ultimo che vi faccio vedere, perché vorrei portarmi anche questi cappotti. Guardate, e questo marrone, comunque ho preso questo, vi porterò questo perché è super carino e elegante. Naturali, no, farò crescere, ma queste cresceranno, anche più di questo. Grazie. Voilà. Momento idee regalo per le amanti di targhe. Frettatevi perché c'è il 50%. Ha detto, dice, ma scusa, che ci fai? Che ci fai con quella cosa là? Che cosa ci fai? Niente, non ci faccio niente. Brutta, no, brutta, no, dico brutta questa cosa. Presta in America, presta a New York. Buona Immacolata a tutti con questi fantastici dolci. Benvenuti al sud. Tirami su, cannolo che piace tanto a mio padre e il babà che ho scelto io. Beh, io comunque vorrei provare anche questi, quindi adesso mi sa che prenderete altro. Se mi state già chiedendo in tantissimi del momento a Roma, allora vi spiego, praticamente è un pop-up che sarà aperto al pubblico dal 13 al 16, quindi non è aperto al pubblico domani, però se qualcuno di voi mi vuole salutare, io sarò vicino alla Fontana di Trevi dalle 6 in poi in questo posto, quindi se qualcuno viene lì davanti io uscirò, mi saluterò. E ovviamente sarò disponibile per pochi minuti, ma ci sono, perché poi dovrò entrare all'inaugurazione di questo pop-up che non è aperto al pubblico purtroppo, dove poi ci sarà anche la mia collezione.
mi raccomando, attive, perché alle 18 pubblicherò un nuovo post. Voglio belle cariche. Unboxing anche a cena, si unboxa anche a cena. Attenzione, dai, sbrigati che non c'è tutto sto tempo qua. No, vabbè, che giuice, aspettavo un sacco, pazzesco. E svegliarsi la mattina, tutte, con la voglia di parlare solo con te. Niente di speciale. Attenzione, Salerno, si fa un po' della family. Oh, raga, oggi a mensa c'è il mio piatto preferito. Il purè di solfiti. Stomaco. Il purè di solfiti. Ho levato le extension. A me piacciono lunghi e voluminosi, però poi i miei si rovinano, quindi dopo un po' li devo levare. Questa volta sono durati 3 giorni. Proprio naturali, no, li farò crescere. Sempre se cresceranno, perché più di questo. Allora, ho letto alcune domande del più ricercato del 2023 e ho deciso di rispondere a alcune di queste. Allora, perché la guerra in Israele e Gaza? Questa è molto complessa, andatevela a leggere. Perché Iacchetti conduce da casa? Perché aveva il raffreddore? Perché si festeggia a Ferragosto? Per colpa del capitalismo. Perché Fazio lascia la Rai? Una questione molto complicata, non vorrei dire cose scomode. Perché Edoardo è stato squalificato? Questa non mi riguarda, non lo so. Perché Osimhen porta la mascherina? Grande fan di Zorro. Perché la Juve ha perso 15 punti? Perché ne aveva rubati troppi prima? Perché si festeggia l'8 marzo? Perché no? Perché non c'è Teo Mammucari? Che può stare ovunque, può stare solamente nel posto dove effettivamente si trova, quindi tutti gli altri posti non ci sarà. Perché è morto Maurizio Costanzo? Credo una broncopolmonite, e comunque l'età non ha aiutato. Grazie, grazie.